Amici, probabilmente non l'avete letto sui giornali, non l'avete visto in televisione, ma la situazione in Francia è drammatica, molto più grave di quello che si potrebbe pensare. Il paese è letteralmente a rischio guerra civile. Ad affermarlo è niente meno che l'ex capo dei servizi segreti francesi, Pierre Brochard, il quale sul sito della Fondazione La République fa un'analisi sostenendo che se si dovessero ripetere scenari simili a quelli della rivolta delle banlieue del 2005, in questo caso oggi sarebbe necessario un intervento in massa delle forze armate e quindi ci troveremmo in uno scenario di vera e propria guerra civile. Poco dopo, su un'altra testata, 2000 militari hanno lanciato un appello accorato alle istituzioni francesi perché intervengano in quanto è a rischio la sopravvivenza stessa dello Stato. Perché questa situazione? Perché in Francia, a seguito dell'immigrazione selvaggia che ha interessato anche i nostri cugini d'Oltralpe come tutti gli altri paesi europei e anche per via di una storia coloniale particolare che ora gli si rivolta contro come in una specie di nemesi, in Francia c'è una comunità musulmana numerosissima e in praticamente tutte le grandi città francesi, ma anche nelle piccole realtà, esistono veri e propri spazi di non Francia, cioè zone in cui la polizia non può entrare, in cui i cittadini non musulmani fondamentalmente non possono vivere, perché le regole che si applicano sono quelle della Sharia, e in cui tutti i presupposti dello Stato francese a livello ideologico, culturale, di contratto tra i cittadini, di fondamenta dello Stato, non valgono e vale l'Islam. Il capo degli 007 francesi ha sottolineato come sia vergognoso l'atteggiamento dei media che minimizzano, negano o attaccano chiunque sollevi questo gravissimo problema. Tutto questo avviene proprio mentre nel vicino Oriente lo scontro tra palestinesi musulmani e israeliani ebrei si riaccende con una violenza tale che rischia di deflagrare in una vera e propria guerra aperta e che potrebbe in prospettiva addirittura coinvolgere gli altri stati della regione. Da noi in Italia nel frattempo sono ricominciati gli sbarchi. Nelle scorse 24 ore 2000 persone sono arrivate in Italia. 2000 persone in 24 ore equivalgono in sostanza a una piccola cittadina che si forma nell'arco di una giornata e che ovviamente si aggiunge alle altre città grandi e piccole che si sono formate con gli sbarchi negli ultimi mesi, negli ultimi anni. Naturalmente i media, i politici, gli opinion maker, globalisti e liberisti sostengono che non c'è nessun problema, che è solamente una questione di efficacia nell'accoglienza, nelle strutture, negli investimenti per rispondere ai bisogni di queste persone e, tanto per cambiare, affermano che la soluzione delle soluzioni non può che essere l'Europa. Ovviamente si tratta di una pia illusione perché i ricollocamenti volontari chiesti dal governo sono stati un fallimento. Draghi ha chiesto a tutti i paesi europei di farsi carico di parte di questi immigrati e gli hanno risposto a pernacchie, ovviamente. D'altronde, come si può pensare una situazione diversa? Voi immaginate Macron in Francia, che si trova in una situazione esplosiva a casa, ma lo stesso vale per la Norvegia, la Svezia, l'Olanda, eccetera, che per fare un favore all'Italia si prende un po' di altri immigrati così, perché siccome non ha problemi viene a risolvere i nostri, in una situazione in cui addirittura ci sono scenari che ipotizzano che i militari depongano Macron per prendere loro in mano la situazione, bloccando ogni forma di immigrazione e rimpatriando masse di stranieri. Probabilmente si tratta di uno scenario irrealistico e totalmente
eccessivo, ma in ogni caso dà un'idea di quanto siano disposti ad accogliere i migranti italiani. Ma soprattutto questa eventualità, anche laddove e non ci sarà mai, ci fosse l'atteggiamento solidale dell'Europa, questo non risolverebbe il problema, lo aggraverebbe. Perché? Perché tu puoi risolvere il problema degli sbarchi distribuendoli in un'area più ampia se sai che oltre un certo limite non si arriverà. Cioè, se tu sai che dovrai accogliere 100.000, 1 milione di persone, ma non più di quelle, che accolte quel milione il problema sarà risolto per sempre. Tu puoi dire 1 milione lo distribuiamo in tutti i paesi d'Europa, ci toccano 100.000 a testa, dovremmo gestire questo problema. Ma se dopo quel milione ne arriva un altro milione, poi un altro milione, poi un altro milione, che soluzione è spanderli in Europa? Inoltre, Europa che oltretutto abbiamo visto è già in una situazione drammatica per via dell'immigrazione clandestina e non. Ma oltretutto in questo modo tu stai creando le condizioni per un aumento delle partenze, perché oggi chi sbarca in Italia rimane in Italia fondamentalmente. Nel caso gli europei facessero quello che il governo chiede, avrebbero un'ulteriore chance. Se gli va male rimangono in Italia, ma se gli va bene possono andare in Francia, in Germania, in Svezia, in Norvegia, in paesi più ricchi e con migliori stati sociali. E questo ovviamente sarebbe un incentivo tanto per gli immigrati clandestini quanto soprattutto per i trafficanti di esseri umani, perché tra parentesi questo fenomeno è gestito dai trafficanti che in questa maniera incassano decine e decine di miliardi che poi vanno nel traffico di droga, nel supporto al terrorismo e in tante altre belle cose. Ma la domanda che dovremmo farci è perché di fronte a fatti così evidenti è assolutamente evidente il fallimento del multiculturalismo, cosa che era comprensibile a chiunque avesse un minimo di buonsenso dall'inizio, ma ora c'è la prova provata, è evidente che non siamo in grado di dare risposte alle persone che arrivano, è evidente che i flussi si intensificano invece di diminuire. Nonostante tutto questo, sostanzialmente la totalità della classe dirigente dei paesi europei che nega, come dicono i militari francesi, il problema e attacca chiunque osi sollevarlo, accusandolo di razzismo, di fascismo, di intolleranza, di ignoranza. Perché questo avviene? Qualcuno pensa che sia per buonismo, per ideologia, perché sono ingenuamente solidali. Io direi proprio che le cose non stanno così. Per comprenderle dobbiamo capire quali sono gli effetti dell'immigrazione. Ci sono per i cittadini fondamentalmente tre effetti. Il primo riguarda la sicurezza, l'aumento dei crimini. Questo perché nel momento in cui in una società integrata e ricca come quella occidentale, dell'Europa occidentale, tu fai arrivare una grande quantità di cittadini molto poveri, senza mezzi, senza risorse, spesso senza istruzione e soprattutto senza legami sociali che li garantiscano e li tutelano, è evidente che ci sarà un aumento dei crimini perché necessariamente queste persone molto spesso saranno costrette a finire nelle maglie dell'illegalità. Questo problema però è un problema che tutto sommato è transitorio in tempi, intendo dire, storici, perché nel momento in cui il fenomeno viene comunque controllato e non diventa incontrollabile, queste persone nell'arco di un certo numero di anni troveranno un lavoro, una collocazione, una sistemazione. Laddove non ci riuscissero, esiste comunque lo stato sociale e in ogni caso, grazie all'istruzione, grazie alla scolarizzazione e all'integrazione, i figli e i nipoti di queste persone tendenzialmente saranno perfettamente integrati. La stessa cosa è successo con i migranti italiani. C'è poi un problema relativo al lavoro, cioè l'arrivo di masse di persone disposte a lavorare per condizioni molto peggiori di quelle degli autoctoni crea una concorrenza alle fasce basse della popolazione, costringendo di fatto i proletari di casa nostra a abbassare le loro pretese per non uscire dal mercato in quanto c'è un'offerta di lavoro analogo, cioè il lavoro non qualificato, a un prezzo più basso. Ma anche questo effetto
tutto sommato è transitorio, perché esattamente come per la criminalità, i figli, i nipoti, agli stessi immigrati nell'arco di una quantità coerente di tempo, alzeranno le loro pretese. Quindi, se il flusso non è incontrollabile, anche questo problema nel medio periodo si risolve. Ma c'è poi un problema che invece nel medio e lungo periodo non si risolve, ma si aggrava, che è quello fondamentale, quello dell'identità. Ogni società esiste sulla base di una condivisione dei valori di fondo. Se non c'è quella, la società non può esistere. Il problema immigratorio non può porsi senza porsi la questione di da quali realtà culturali arrivano i migranti. Perché gli esempi che io ho fatto su sicurezza e lavoro valgono in un certo senso per popolazioni europee come i romeni, i polacchi, i bulgari, che sono europei come noi, hanno la nostra stessa cultura, la nostra stessa religione, la nostra stessa visione del mondo, abitano solo in paesi più poveri perché loro hanno avuto decenni di comunismo, ma arrivati qui si integrano, si sposano con i cittadini italiani, francesi, tedeschi, eccetera, e diventano di fatto cittadini degli stati in cui vivono a tutti gli effetti. I loro figli saranno perfettamente integrati, o meglio, non dovranno essere integrati, saranno italiani a tutti gli effetti. La questione islamica invece è profondamente diversa, perché l'Islam è una religione che ha caratteristiche fortissime a livello identitario, a livello di difesa della propria identità. Le persone che arrivano qui dagli stati islamici, dell'Africa o dell'Asia, come è ovvio che sia, vogliono mantenere e tutelare la loro identità. Non vengono qui perché pensano che il nostro modello sia migliore, vengono qui pensando che loro sia il modello giusto, semplicemente perché nei loro paesi non hanno le opportunità che hanno qui da noi. Nel momento in cui aumentano di numero, evidentemente vogliono gestire lo Stato, vogliono portare lo Stato a essere coerente con i loro presupposti ideologici, religiosi e culturali, come è ovvio che sia per ogni comunità, eccetto per noi che siamo stati bombardati da decenni di propaganda feroce e quindi pensiamo di non dover difendere il nostro modello culturale. Tutti gli altri lo fanno, gli islamici lo fanno di più e meglio. E addirittura è stato verificato da un punto di vista empirico che le generazioni successive tendono ad essere più radicalizzate delle precedenti. Questo perché, da un lato, vedono il fallimento del nostro attuale modello, dall'altro, non hanno sperimentato i problemi dei paesi islamici, quindi danno per scontati i vantaggi dei paesi occidentali a livello materiale, ma al tempo stesso il vuoto ideologico, morale e culturale li spinge a rafforzare la propria identità islamica. Questo è un mix che è esplosivo, perché con il passare del tempo si aggrava e porta a situazioni come quella francese. Ma questo è evidente, il multiculturalismo è una contraddizione in termini. È come pensare, molto spesso faccio questo esempio, che vegani integralisti e cannibali possano convivere tranquillamente, pacificamente all'interno dello stesso sistema giuridico e di istituzioni in cui entrambi si riconosceranno. È evidentemente impossibile. Ma se tutto questo era così chiaro e se i fatti lo dimostrano ormai in maniera incontestabile, perché così tanti intellettuali, così tanti artisti, politici, eccetera, lo negano? La verità è che questo fa parte di un preciso disegno, un disegno che punta, da un lato, appunto, come dicevo, alla questione del lavoro, cioè l'arrivo di centinaia di migliaia di lavoratori disposti a lavorare in qualunque condizione, crea nei paesi occidentali l'effetto che la globalizzazione fa dal punto di vista della dislocazione della produzione, cioè un abbassamento drammatico dei costi e dei diritti dei lavoratori, cosa che è molto gradita al grande capitale transnazionale. Ma c'è un ulteriore elemento, a mio avviso ancora più importante, cioè la capacità di opporsi ai padroni globali del mondo è tanto più forte quanto le comunità sono coese e si identificano in principi, in valori, addirittura in un senso di solidarietà e di fratellanza. Questo tipo di realtà è molto difficile da sottomettere e da schiacciare. Quando i colonialisti inglesi e francesi tracciarono i confini dei paesi del Medio Oriente, lo fecero, paesi di cui loro avevano bisogno di mantenere il controllo, lo fecero
creando stati volutamente che mettessero insieme comunità differenti per lingua, per etnia, per religione, sempre islamiche, ma con sciiti, sunniti o altri gruppi. Che erano costretti a convivere all'interno dello stesso Stato, avrebbero potuto viceversa tracciare confini, per così dire, coerenti con l'appartenenza etnica. Non l'hanno fatto proprio perché volevano che questi Stati fossero fragili in quanto disarmonici, in quanto in perenne lotta, in quanto privi di solidarietà interna, vittima di scontri continui. La stessa cosa hanno fatto i francesi in Corsica, quando la Corsica mostrava particolari velleità indipendentiste o di vicinanza all'Italia. I francesi, per non saperne leggere né scrivere, hanno cercato di annacquare la loro identità spostandoci 40.000 Pinois, cioè appunto gli immigrati islamici in del Nord Africa, in maniera da diluire, frammentare, rendere conflittuale l'identità di quel popolo. Nella stessa Bibbia c'è l'episodio della Torre di Babele in cui può essere interpretato variamente, ma in cui c'è scritto che le lingue sono state divise in maniera che i popoli si combattessero e fossero più facili da controllare. È questa la ragione per cui contro ogni logica e contro ogni evidenza si porta avanti il modello multiculturale, perché l'attacco agli stati-nazione che avviene con appunto gli organismi sovranazionali, l'Unione Europea, è inefficace se non si attaccano e non si smembrano, non si disaggregano i popoli. Cancellare i popoli significa per le grandi oligarchie del denaro non avere più soggetti forti, uniti e coesi dall'altro lato, ma avere una serie di individui privi di identità, privi di coesione, incapaci di reagire e perfettamente controllabili, o, per usare un'espressione di Manzoni, un volgo disperso che nome non ha. Se credi nell'informazione libera e vuoi sostenere il nostro canale, vai in descrizione e troverai tutti i link per dare il tuo contributo.